E vai! Dopo nudo! Dopo! Dove se ne è rimasti allo spavento passere? Sì, guarda, il tempo il Black and Decker! Più lo butti giù e più ritorna su! Basta, è tutto un problema sessuale in mondo, ragazzi, è un problema. Pensa ora se fosse successo in Italia che quel giudice nero che l'hanno mandato via perché, come ha detto l'angelo, ha molestie verbali sessuali. Sì. Pensa in Italia se dovesse perdere il lavoro chi molesta sessualmente, sarebbero tutti in galera politici. Tutti, io vi voglio confessare una cosa in privato. Ho parlato con quella, quella santa donna che è Nilde Iotti. Devi vedere quella donna quante ne deve passare dalla mattina alla sera alla camera. È presidente della Camera. L'ammazzano, ma mica solo vuole. Mi ha detto, guarda, lei è tutta gentile, no? Certo. Quando vanno via politici dalla Camera, lei saluta, so, per dire arrivederla onorevole Andreotti. E lui, ciao, bella gnocca. Oh, tutti, no, non ci credo. Tutti. Tutti. Spadolini, più maiale di tutti, proprio. Signor Spadolini, dobbiamo parlare di politica. Sì, parliamo di sto referendum. E butta giù canzoni. Oh, no. Un maiale. Tutti ignudi, pisellino piccino così. Cose, guarda. Ma proprio! Ma quale Parlamento frequenti? La Camera nostra è uno schifo! I nostri politici! Ma pensa, tutto problemi sessuali sono! Le guerre, i missili, no? Saddam Hussein, Bush, e il mio missile è più grosso del tuo, è super cannone! Tutta un'esposizione di repressi sessuali! È una cosa spaventosa! Devono far più all'amore! Ma pensa ora, c'è De Michelis, oh, De Michelis, il ministro degli esteri! Da quando è ministro degli esteri c'è una guerra dietro l'altra! Il crollo dell'Est, l'Albania, l'Jugoslavia, l'Iraq. Oh! E poi c'è tutte queste guerre e si fa fotografare in discoteca con la Caprioglio. Volevo dire, De Michelis in discoteca con la Caprioglio, crack si è al ristorante con Mona Pozzi, Martelli è in night con la Cicciolina, Andreotti a letto con Cirino Pomicino. Volevo dire, no! No, no! Non me l'ho visto io, Raffa! L'ho visto io! Insomma, guarda, questi politici... Questi politici veramente, come dire, questi politici sono proprio, come dicono in Scozia, figli della mignotta. No, però, no, no, sì, ve lo dico io. No. Mamma, non aver paura. No, lo fa per la mia mamma. Ah, la mia mamma sta vedendo la televisione e gli voglio tanto bene, mamma e mio papà. Mamma, signor Isolina, ti preoccupare anche se mi arrestano con l'ospedale, questo no, subito. No. Non ti preoccupare, mamma.